Ciao ragazzi, proseguiamo questa serie sulle ditte di giocattoli, iniziata 2 settimane fa con Clementoni e proseguita settimana scorsa con Hasbro. Infatti oggi vedremo Mattel, con la sua storia che iniziò nel 1945 con Elliot Handler e Harold detto Matt, con la fusione del soprannome di Matt e le prime due lettere del nome di Handler. Prima di proseguire, ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanellina delle notifiche. E ora sigla! La produzione iniziale fu quella di cornici per fotografie e solo marginalmente accessori per case di bambole, ma che in seguito diventò più redditizia, finché la produzione di giocattoli venne riconosciuta come principale attività produttiva. Nel 1959 fu progettata quella che ancora oggi è un vero e proprio culto della giocattoleria. Basti pensare che proprio quest'anno è uscito un film, ovvero Barbie. In seguito, nel 1970, con la creazione dell'action figure Big Jim, si mette in diretta concorrenza con Hasbro, che invece produceva G.E. Joe. Anzi, visto che ho appena citato Hasbro, ne approfitto per dirvi che è disponibile anche il video su di essa, uscito settimana scorsa, se ve lo siete persi. Tornando a noi, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 divenne anche distributrice ufficiale della console NES Nintendo, ma che non ebbe buon esito. Lo vedremo in seguito. Risale al 1993 la fusione con Fisher-Price. Infine il lancio delle Monster High, avvenute nel 2010, fece guadagnare alla Mattel più di 1,5 miliardi di dollari nel 2013. Tuttavia, negli anni 80 l'azienda aveva messo a bilancio una perdita di 394 milioni di dollari dopo un catastrofico tentativo di espandersi nel business dei giocattoli elettronici, ma che venne colmato dalle vendite di Barbie. Infatti, tra il 1987 e il 1996 le vendite crebbero da 400 milioni a 1 miliardo e 700 milioni di dollari. Più del quadruplo in pratica. E negli anni 90 il brand prosperò anche nel mercato dei CD-ROM, ricavando 20 milioni di dollari dai giochi interattivi. Tuttavia il brand nel 2005 dovette far ricorso al tribunale. Infatti Carter Bryant, ex dipendente di Mattel, lanciò le Bratz, che entro la fine del 2005 raggiunsero i 2 milioni di dollari di vendite, e nel 2006 il marchio deteneva il 40% del mercato delle bambole, con Barbie a detenere l'altro 60%, così da far andare in tribunale Bryant. E però perse la causa, siccome era ancora un impiegato dell'azienda quando ebbe l'idea per la sua bambola. Nonostante la causa vinta, la recensione del 2008 fece crollare le vendite globali del 21% e le vendite caddero ancora del 16% nel 2014, quando Disney lanciò la bambola di Frozen. Di recente il gruppo sembra essersi ripreso. Infatti nel 2020 le vendite di Barbie sono salite del 29%, producendo un aumento del giro d'affari della Mattel di 1 miliardo e 600 milioni di dollari, con un aumento del... A tenere a galla l'economia aziendale, poi ci pensarono anche le vendite online. Di fatto, a causa del lockdown, la gente frequentava meno i centri commerciali, così da far calare le vendite del 15%, con una perdita di 109 milioni di dollari. Ma proprio grazie alle vendite online, salite del 50% e che rappresentarono il 30% delle vendite totali, facendo così registrare un utile netto di 316 milioni di dollari, in aumento del 348% rispetto al 2019. Inoltre, nel 2021 i ricavi furono pari a 874 milioni di dollari, in crescita del 47% rispetto all'anno precedente, e superiori a 684 milioni attesi dagli analisti, e con i ricavi in aumento dal 6 all'8%. Ad oggi Mattel è la seconda casa di giocattoli più grande al mondo, dietro solo alla Lego, cui video uscirà settimana prossima, quindi mi raccomando, se non ve lo volete perdere, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche. Comunque, tornando a noi, per concludere, a differenza di Lego, detiene altri vari sottomarchi. Oltre alla già citata Barbie, ci sono anche le Monster High, i modellini Hot Wheels, le carte da gioco 1 e gli action figure di Master of the Universe. Insomma, un vasto catalogo per Mattel, e staremo a vedere dove riusciranno a spingersi i nostri amici della Mattel. Quindi ragazzi, questo video termina qui e noi ci vediamo settimana prossima per il video sulla Lego. E domani con nuovi short sulle curiosità natalizie. Ciao!